Buongiorno amici, e siamo ormai a dicembre da un paio di settimane e stanno fioccando nel web da ormai tanto tempo, tante settimane, le proposte del cenone dell'ultimo dell'anno, anche i menù del 25 e del 26, ma soprattutto dei cenoni dell'ultimo dell'anno, che ormai sono diventati alcuni proprio dei poemi, così tutti arzigogolati, no? Molti iniziano entrata, entratina, un crostone gratinato al forno con formaggio filante, perché se prendi un pezzo di pa, sopra ci metti il formaggio che ti pare, lo metti al forno a 220-230 gradi, cazzarola, è molto probabile che questo pezzo di formaggio si squaglia e inizi a filare. Ma è bene ricordare comunque che questo formaggio è filante sopra sto crostone. Dopo c'è i risotti mantecati, mantecato, che ormai tutti, risotto mantecato al profumo di profumo di bosco. Qua ci metti funghi, porcini, champignon, tartufo, schine, c'è funghi, profumo di bosco. Mantecato vuol dire smuginato, vuol dire girato. Se non lo smugini, se appiccica tutto, se brucia, fa schifo, se attacca il risotto, allora devi smuginare. Quello vuol dire mantecato, cioè devi mettere il brodo, è come dire spaghetto scolato con la vongola aperta. Grazie al cazzo, come vuoi, la pigna con l'acqua, con gli spaghetti che galleggia e le vongole crude, è scolato, uguale risotto mantecato, profumo di mare. Ma cosa, cioè profumo di mare, pare che pigli il riso e il poggi mezz'ora, 35 minuti, tu scoglio, per riporti di fuga, se no va via, è il profumo di mare. Poi c'è lo stinco, la sella di vitello, l'arista in crosta croccante. Ho letto l'altro giorno, la crosta è croccante, la crosta è croccante per antonomasia, se no non è una crosta. Pure quando da fiolo ti incristavi con la bicicletta che cascavi, ti doleva, ah mamma mi dole, e poi si faceva la crosta, pure quella lì era croccante, proprio perché è una crosta. Poi c'è tutte le crudità, adesso va molto le crudità, crudità, per carità, a molti piace, a me no, ma le crudità, ma più avete notato, più il ristorante è guzzo e più è tutto crudo, crudità di te, tartare di salmone, e crudité di quello, crudité di quell'altro. Te do 120 euro, c'è sto cazzo del fornello, dai una cotta al salmone, al tonno, al rombo, al San Pietro, dai una cotta in guazzetto, al forno, ci mettiamo d'accordo, ma cosa? Una scaldate, le volemo da, te do 120 euro, dai, manco il gas ci metti, che te pian colpo, sei proprio una cotica, no? Voglio dire, è il minimo sindacale. E poi c'è tutta una granella. Ed è tutta una granella. Una volta c'erano i letti, tutto su letto di rucola, letto di radicchio. Io c'ho un amico vegano che ogni sera andava a dormire sul letto di rucola, adesso sta roba non c'è più. È tutta una granella, granella di pistacchio, granella di mandorla, granella di noce, che te vedi tavolate intere che fanno finta di niente, mentre discorrono tutti i pezzi di granella pizzicati i denti, perché è normale, tu ti piatti con le granelle come le spume. Una volta la spuma, te dai un pezzo di pizza con i grasselli e piavi una spuma al cedro, una spuma al moscato, adesso è tutta una spuma di baccalà, spuma di mortadella, spuma di parmigiano. Ho letto una volta, l'altro giorno ho letto, e come tradizione a mezzanotte, dico adesso ci sarà scritto che mi dà un piatto di lenticchie con lo zampò, col cotechino, con mezza salsiccetta, spuma, giuro, c'è scritto spuma di lenticchia su nido di mille foglie al camut, nido di mille foglie al camut. E poi c'è i dolci, tutti scomposti adesso, dolce scomposto. Oh, se vado al self-service dell'IKEA c'ha un senso, vado lì mi devo fare tutto da per me, i divani, i mobili, le sedie, mi devo montare tutto, mi monterò ancora, mi dai il cioccolato, i savoiardi, la crema, il mascarpone e mi faccio per i cazzi miei, mi farò il tiramisù. C'è sta, so all'IKEA, me ne faccio una ragione. Ma se vengo da te, che sei un ristorante, dammelo fatto e tutto, dai una raccolta su, una mucchiata, fammelo trovare pronto sto cazzo di dolce. Te do 50-80 euro, fammi trovare. E poi il dolce della tradizione, panettone della tradizione, poi vai a leggere panettone con zabaglione caldo, crema al mascarpone, colata di limoncello, dadolata di ananas, ai frutti di bosco, con gocce di caffè. Quello non è più panettone, quella roba lì non è più panettone, è una tazza di macedonia con 7-8 scucchiarate di qualche crema e 5-6 mulighe per sbaglio. Non puoi dire che è un panettone quella roba lì. Comunque, prenotate e viva il cenone dell'ultimo dell'anno. E se dopo la spuma de lenticchia, che è un legume, comunque spuma, uno spuma, fa scureggia, se vi scappa una scureggia, qualcosa, fate la flambé, voi fè la flambé, che è più elegante e non si accorge nessuno. Buona giornata.